Cosa consiglia oggi Penny? Prepariamo una colomba con il lievito di birra. Iniziamo quindi sciogliendo il lievito nel latte tiepido. Il procedimento prevede 4 impasti, ma ne vale di sicuro la pena. Una volta sciolto il lievito, uniteci la farina. Impastate per pochi minuti, anche basta in maniera grezza con una spatola, e poi la mettete a lievitare per 20 minuti in un luogo tiepido. Riprendete il primo impasto e aggiungete l'acqua tiepida. Aggiungete poi la farina e impastate per pochi minuti. Coprite e mettete a lievitare per 40 minuti. Prendete l'impasto e mettetelo in un'impastatrice. Aggiungete lo zucchero e impastate un pochino. L'impastatrice vi aiuterà sicuramente. Aggiungete la farina poco alla volta e quando entrambi sono assorbiti aggiungete il burro tagliato a pezzettini a temperatura ambiente. Impastate bene per parecchio tempo, anche 30-40 minuti, fino a che l'impasto incorda bene e quindi la pasta si stacca dalla ciotola. Mettiamo poi a lievitare l'impasto per 60 minuti. Passato il tempo riprendiamo l'impasto che è bello lievitato, lo rimettiamo quindi a lavorare nella planetaria con lo zucchero. Aggiungiamo poco alla volta la farina e le uova una alla volta. Mentre sempre in pasta aggiungiamo il sale, qualche semino di una bacca di vaniglia, mezza fialetta di aromi. Quando le uova sono assorbite potete aggiungere poi il burro. All'inizio l'impasto potrebbe sembrare un disastro, non riuscito bene, invece non è così. Dovete far lavorare l'impastatrice fino a che la pasta si stacca bene dalla ciotola e deve essere molto elastica, deve fare il cosiddetto velo. Aggiungiamo i canditi e impastiamo per 2-3 minuti a bassa velocità in maniera da non rovinare i canditi. Mettiamo a lievitare l'impasto ottenuto per circa un paio d'ore. Riprendiamo il nostro ultimo impasto bello lievitato e lo mettiamo su di un tavolo infarinato. Lo schiacciamo con le mani e poi lo dividiamo prima a metà, una parte però un po' più grande rispetto all'altra, e poi la metà, quella più piccola, la ridividiamo in due. Andiamo quindi a formare quello che è il corpo della colomba e le ali. Arrotoliamo le parti su loro stessi. E le disponiamo in uno stampo per colombe. Prima il corpo e poi le ali. Mettiamo a lievitare poi per un'altra oretta. Nel frattempo prepariamo la glassa. Prendiamo l'albume e all'interno ci mettiamo lo zucchero a velo che poi andremo a mescolare. Aggiungiamo quindi le mandorle tritate e spellate, mettiamo da parte.
Riprendiamo la colomba che nel frattempo si è gonfiata, quindi ha raggiunto quasi il margine dello stampo, e ci mettiamo sopra la nostra glassa. Le mandorle. E la granella di zucchero. Mettete in forno per 40-50 minuti. Durante i primi 20 minuti aprite la porta del forno ogni 5 minuti in modo da far uscire il vapore. Se tende a colorarsi troppo, aggiungete dopo 25 minuti 30 della carta stagnola. Sfornate e lasciate raffreddare.